melanzana. Proprio, questa è una razione per due persone che mangiano anche poco. Poi, quattro pomodori dell'orto di mio cognato, dei pezzettini di scamorza affumicata che abbiamo tagliato a listarelle, un bel rametto di basilico fresco e poi dell'olio che abbiamo aromatizzato con aglio e un po' di peperoncino. Questo è da stamattina che sta macerando qua dentro, eh? Tagliate delle fette di melanzana più o meno così, eh? Lo spessore, stiamo attorno al mezzo centimetro. Direi che può bastare, queste qua possono bastare. Subito dopo prendete i pomodorini e li taglierete più o meno in questo modo, a filettini. Un coltello seghettato, perché quelli a lama liscia fanno più fatica. Continuiamo. Quando i pomodori sono tagliati, un po' di sale. E quindi mescolate. Ora una piastra bella rovente, piastra di ghisa, e quindi mettiamo a grigliare le melanzane. Mentre grigliate le melanzane, un po' di sale. Sono passati 10 minuti dall'inizio dell'operazione e le nostre melanzane sono grigliate. Ora disponete le melanzane in un piatto e irroriamo con un pochettino di quest'olio aromatizzato all'aglio. Ora prendete una teglia e sul fondo di questa teglia proprio delle goccioline di quest'olio all'aglio, aromatizzato all'aglio. Per farne che? Per fare gli involtini di melanzana. Certo, l'involtino perfetto è un po' difficile da ottenere, però insomma, se voi mettete dei filettini di pomodoro in questo senso, vedete? Così, per lungo, e non esagerate, e dopo mettete qualche fogliolina di basilico e poi della scamorza affumicata. Ecco, una bella stricca così, vedete? E poi avvolgete in questo modo. Poi pigliate uno stuzzicadenti, lo passate da parte a parte e mettete questo capolavoro nella teglia. Che ci vogliono pochi di vabbè. Ecco qua, in teglia ci stanno sette involtini di melanzane. Non ci resta altro che infornarlo. Eccoci qua. Un quarto d'ora più o meno a 170 gradi e siamo pronti. Ci siamo, inforniamo a 175 gradi. Sono passati 18 minuti. Sono pronti. Ah, troppo belli, colorati, profumati e spero saporiti. Dopo facciamo un assaggio. Buon appetito a tutti! Thank you.
facciamoci questo assaggio, vedete, questo qua è la scamorza che si è sciolta. Allora io faccio un taglietto giusto al centro, ecco qua, vedete, un bocconcino, il canno, ma non è che vola, vola, vola e va. Mamma bella. Ecco qua l'ultimo boccone. A tutti buon appetito, voglio. Perfetto. Ciao ciao.